stavo guardando gli obiettivi per capire cosa mi manca. Mi manca la pesca del pinguino, ma guardando accanto anche gli altri, vedo che mi manca riparare l'aereo. Il rito di passaggio l'abbiamo fatto con Alex, la furia vulcanica l'abbiamo fatto, l'avventura di Mortino e poi attacco la diga. Come faccio ad attivare attacco la diga e ripara l'aereo? Essendo che l'aereo ne parlavano i pinguini, mi sa che devo tornare da loro. Pinguini, eccovi qua, ciao! Dunque, come stanno andando le riparazioni dell'aereo? Intanto la testa non si vede. Niente paura, l'aereo starà benone, abbiamo un piano perfetto con tanto di documentazione. Ah, beh, certo. Mi gira la testa. Che cosa vuol dire in termini meccanici? Inizieremo i lavori non appena avremo qualche scimmia operaia. Poi ce ne serviranno delle altre. E poi ancora. Poi, quando crederemo mi servono scimmie, ne serviranno comunque altre. Trovane almeno 10 e portale subito qui. No, ti prego. Ti prego, no, la ricerca delle scimmie, no. Vabbè. E abbiamo trovato Nelson. Altre scimmie, oh Gesù. Eccone un'altra. Scimmia presa. Klim. Sì, grazie. Aspetta, vediamo se... No, volevo vedere se le trovavo nel tempo veloce, se rimanevano attaccate tutte e due. Albert. Oh, una moneta nascosta. Incredibile. Ehi, voi che ci fate qui? Oh, qualcuno finirà avvelenato. Adesso, soldato pescherà qualche pesce per sfamare le masse. Puoi stare pescherò qui a guardare, io. Oppure andartene. O fare entrambe le cose. Vuoi pescare? Vabbè. Ok, tenete solo il pesce lontano da me. Usa i normali comandi di movimento per mirare. Premi il comando di salto per lanciare un'esca. Quindi rilascialo per avvolgere la lenza. Comincia prendendo solo il pesce blu. Ok. Pesce blu in arrivo. Dai. Bel lavoro. Dai, vieni qua. Due. Continua così, ci siamo quasi. Tre. Ancora un po'. Dai, vieni qua. Quattro. Ora il pesce molto verde. Bene. Adesso però ho voglia di pesce verde. Eh beh, certo. Non nel male. Primo gioco, se sbagliavi il tipo di pesce, ti faceva rifare tutto da capo. Uno rosso. Due rossi. Non male, soldato. Tre rossi. Ora il giallo. Manca un colore, soldato. Riesci a indovinare quale? Ah, troppo tardi. L'arancione. Tre rospi. Si fa duro. Oh, cazzo. Occupati di quei rospi. Uno. Bel lavoro. Ah, pensavo si muovessero continuamente. Eccolo qua. Ehi. Due. Eccellente. Ne manca uno. Dai, 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 dai. Dov'è l'ultimo rospo? Mi manca un rospo. Non lo vedo. Eccolo là. Ma dai, è scappato. Eccolo che ritorna. Bastardo. Dai. Ok. Intanto lo so che devi tornare qua, eh. Lo so. Dai, su, su, su. Dai, ma si ferma in punti a caso. Ma è stronzo. Eh no, e stavolta ti ho preso. E ora chiudiamo la faccenda prendendo quelle scimmie. Prendi le scimmie. Abbiamo preso Igor. Dai. È cambiata la visuale. Abbiamo preso chi? Jed. Jed non è anche uno degli sviluppatori o comunque un programmatore ancora di Minecraft? Jed e ehi. E infine abbiamo preso Jerome. Ci mancano solo 4 scimmie. Basta. Obiettivo completato. Ben pesca fatto, del pinguino. Soldato. Ora dovremmo essere a posto per un po'. Spero che la mangeremo scimmie ti sia questa sera. Torna quando vuoi, anche se probabilmente noi non ci saremo. Giustamente. C'è una scimmia qua sopra, ma ho bisogno di Alex che fa il doppio salto. Come faccio a raggiungere questa scimmia? Sempre con il doppio salto, ok? Abbiamo bisogno di Alex. Ehi, ragazzi, qualcuno ha visto delle scimmie qui vicino? Le prime scimmie sono state una cavolata a trovarla, le altre sono disperse. Eccone una. Aspetta che vengo a prenderti. Tu chi sei? Colin. Benissimo, grazie Colin. Che tra l'altro, credo di aver capito
il perché. Ehi! Il perché sulla. Su ogni mappa di ogni. Come si dice? Di ogni livello c'era anche il numero di scimmie. C'era un numero di scimmie su ogni livello. E credo di aver capito che il gioco intenda che per il tuo completismo, una volta che... Ma mi si sono chiusi tutti i passaggi. Oh, allora ho bisogno di gloria prima. Per il completismo a livello di gioco, tu dovresti ritornare su ogni singolo livello. E una volta che hai fatto hai ciò... Hai dato un'occhiata a questo posto? Beh, sì, dovresti. L'ho data, però dobbiamo fare cambio, Gloria. Devi riaprire i passaggi. Una volta che tu arrivi a questo punto, che sblocchi le scimmie... Oh no, Motomoto. Devi tornare su ogni livello a cercare tutte le altre scimmie. Il punto è... Si sono accorti per caso che in questo gioco il secondo livello... No, cos'era? Il secondo livello, sì, quello dell'aereo... È buggato a merda? Che il gioco non va avanti? Io credo proprio di no. Io credo che loro non se ne siano accorti. Allora, c'è una scimmia là sopra e ho comunque bisogno di Alex per arrivarci. Ma in realtà no, forse posso arrivarci anche con Gloria. Eccola qua, infatti. 10 scimmie trovate. Angelo. Ok, la scimmia italiana mi mancava effettivamente nella lista. Altra moneta nascosta. Gloria, prima di dare il passaggio ad Alex, facciamo un attimo un po' di backtracking, che dobbiamo andare a rompere un po' di sassi che sono ancora chiusi. Vediamo se qua c'è nascosto magari. Motomoto, vai via. Vai via. Maledetto maniaco. Allora Alex, è il tuo turno. Ecco a te, è da un bel po' che non ti vedevamo. Ehi, che ci fai qua? Credici o no, puoi arrampicarti su quei pali. È più o meno come salire su un muro. Solo che questo è liscio e rotondo. Nuova abilità, finalmente. Che cacchio era quel suono di ventose? Comunque, me lo... Dove vai? Ma di solito se uno si arrampica su un palo, la direzione di salto non è quella in cui ti stai guardando, ma è quella in cui sei rivolto. Super Mario di solito insegna questo, no? Dio mio, cosa mi aspettavo da sti sviluppatori? Ah, che cazzo. Ah. E la gente critica Cyberpunk. La gente critica Cyberpunk per motivi X, ma poi ti ritrovi sti giochi del genere e nessuno ne diceva nulla. Allora, una scimmia è là sopra, palesemente. No, non mi interessa andare da mortino. Come la raggiungo? Salendo sul palo. Molto lentamente, ma sì, ce la facciamo. Allora, no, e dai. Non era quello che ti ho chiesto, Alex. Però almeno... Dove vai? Almeno abbiamo raggiunto un'altra scimmia. Abbiamo raggiunto Alistair. Beh, siamo a 11, direi che possiamo anche tornare dai pinguini, ma già che ci siamo a questo punto, andiamone a cercare altri, no? Anche se è terribile e tutti ballano tranne te. Non vedo, è un problema. È un problema questo. Gira sta telecamera. Oh, ecco. Ecco, dove vai? Allora, abbiamo una, due, tre monete, quattro monete, di cui tre d'argento e lì ci sono i vortici d'aria. Palesemente quattro Camelman. Credo che tutte le altre scimmie siano in quei nidi giganti. Prendila, bravo. Dove vai? Dove stai andando? Ah, ma ci sono più di 100 monete in questo livello? Allora, ma sta telecamera, Cristo. Dio mio. Guardala. Oh, Gesù. Fanculo le monete, fanculo il completismo. Vorrei mantenere la mia sanità mentale piuttosto. Dai. Oh, guardala, la telecamera. La telecamera. Mamma, picchialo, ti prego.
Non riesco. Oh. Altra scimmia recuperata. Gilbert. Ok, e una scimmia qui. Una scimmia lì, un'altra scimmia lì. Allora, facciamo così. Raggiungiamo se possiamo. Ah, maledizione, dobbiamo andare a prendere Alex ora. Dio mio, ragazzi. Ma veramente, dai. Certo, uno può criticare Cyberpunk per dire, certo, dopo anni di sviluppo e in queste epoche storiche di videogame, forse certi bug li potrebbero evitare, ma rendiamoci conto che su giochi della PS2 e PS1 certe merdate non succedevano. Magari su alcuni titoli, ma proprio di case scrause poteva succedere. Ma qui stiamo parlando dell'Activision. Ecco qua. Altra scimmia, Bruce. Grazie, Bruce. Poi ce ne manca un'altra che è qui. A sto punto andiamo alla ricerca delle scimmie oggi. Sai che novità. Antonio. Ma perché tutte ste scimmie sono italiane? È un sottile e velato modo per chiamare gli italiani scimmie in questo gioco? Ci stanno per caso prendendo per il culo? Altra scimmia in arrivo. Eccola qui. La scimmia presa, Nigel. Facciamo che tu allora, scimmia, sarai l'ultima di questo giro. Duncan. Va bene. Guarda, anche lì ce n'è un'altra. Vabbè, dai. Solo perché sei sul percorso, non per altro. Guarda, in realtà mi hai fatto anche un piacere. Mi hai fatto anche un piacere perché almeno... Dove sono gli altri nidi? Ce n'è uno lì e basta. Guarda. Proviamoci ad arrivare a sto punto. Vediamo. Lì ce ne sono due. C'è una moneta d'oro qui. Dai, proviamo a prenderla. No. E dai. Ok, sempre più in alto. Oltre i cieli dell'avventura. Scimmia presa. Secondo me ce ne sono 20 in questo livello, Giorgi. Secondo me ce ne sono 20, anzi, potremmo controllare forse. Ce ne sono 30 e ci sono 200 monete. Scemo io che non ho guardato. E detto sinceramente, guarda, potete fottervi tutte quante voi scimmie. Non mi metterò a cercarle tutte, ma abbiamo trovato Marshall. Credo che mi manchi la scimmia che è lì e forse un'altra scimmia in questa zona, di quelle vicine intendo. Però va bene, dai, mi fermo qui e basta. Cioè, nel senso, ho trovato le 10 scimmie, basta, fine. Proviamo solo a prendere quella lì, vediamo se ci arrivo col Melman. Non credo, mi sa che stiamo già perdendo quota. No, beh, forse abbiamo già perso quota, benissimo. Ok, pinguini, ho recuperato le scimmie che mi avete chiesto. E anche un paio di più, quindi siatene contenti. Ce l'hai fatta? Finalmente abbiamo le scimmie per iniziare i lavori. Seguile fino al cantiere e supervisione il loro lavoro. Non so se possiamo fidarci di loro. Sono sempre delle scimmie dopo tutto. Ma porca troia. Seguile fino al cantiere, ma ti prego. Ma le sto seguendo davvero? Ok. Ripara l'aereo. Magari adesso c'è il punto in cui se trovavi più scimmie possibili ti semplificavi il livello. Ma detto sinceramente, cosa dovremmo fare in cotesta livello? Ah, è proprio un altro livello, finalmente, incredibile. Ehi là, ciao. Change. Beh, salve di nuovo. Sembra che alcune delle scimmie operaie abbiano sviluppato una bizzarra attrazione per il gioco d'azzardo. Oh, Dio, ma ti prego. Costa soltanto una moneta e potresti vincere il jackpot. Buona fortuna. Proviamo. Scimmia. Scimmia. Questo colpo hai davvero fatto centro, eh? Basta.
ti prego, no. Skipper ti sta cercando. Secondo me lo troverai nella zona delle prove di volo. Troviamo Skipper, allora. Ciao, Skipper. Appena in tempo. Mi serve qualcuno per pilotare il primo prototipo volante. A Mailman lo facciamo provare? Ehi, è un elicottero. Dove fai parte di questa operazione? Che ci fai sul mio elicottero? Ma che razza di re egoista sarei se concedessi ai miei fedeli sudditi l'onore del primo volo? E poi il sedile è sagommato in modo che soltanto io mi ci possa sedere. Porca troia. Ma in effetti questo è vero. Mi stai sulle balle. Puoi virare usando i normali comandi di movimento. Poi tieni premuto il comando di salto per una maggiore spinta ascensionale scimmiesca. Vedi quel bersaglio, ragazzo? Bene, ora prova ad atterrarci sopra. Piano, possibilmente. Spinta ascensionale scimmiesca. Salve, là sotto! Bello atterraggio. Ma mi piacerebbe un atterraggio un po' più morbido la prossima volta. Ma vai a far culo, Julien. Che cazzo? Bene, cosa ha detto? Un lavoro discreto. Questa volta però il bersaglio sarà più lontano, per cui vedremo quali sono le tue capacità reali. Ma in realtà tutto questo sta facendo la scimmia. Cioè Julien non sta facendo nulla. Ma io potrei volarmene via, in sostanza. Cioè, a parte che questo è sfruttamento di scimmia. E fate largo! Ok. Dovevo scendere pelo più piano. Non abbatterti, la gente precipita di continuo. Non sotto il mio comando, però. Ok, dobbiamo dare... Ci siamo quasi! Il giusto tempismo all'atterraggio. O il verde o il giallo. Non male. Ma la prossima. L'atterraggio più morbido, sì. Un atterraggio decisamente più morbido. Julien, porca troia, ti sbatto adesso fuori. Adesso non avere un crollo nervoso, eh. Proveremo il rifornimento in volo. Fai un bel respiro, prendi le banane e poi atterra sul bersaglio. Ok, va bene. Andiamo a prendere le banane. Ah, ma c'è allora il limite di banane. Vedi che le banane sono l'ideale per volare in sicurezza? Davvero? Oh, oh, manca qui. L'importante è atterrare. Se al prossimo atterraggio farai più attenzione, riuscirai a fare colpo su di me. Julien. Eccellente. Basta. E ora una sei sulle balle. Secret. Posso soltanto dire che avrai bisogno di entrambi i carichi di banane per raggiungere questo bersaglio. Posso dire che io ne dubito? Posso dire che io credo che me ne basti anche uno? Anzi, forse neanche. Cioè, secondo me io ci arrivo quanto benissimo anche senza. La gente piccola dall'alto è come stare su un trono volante. Secondo me... Ah, guarda che ne stanno iniziando a mangiare un sacco. Guarda, guarda che te lo fanno apposta. Continua a raccogliere queste banane ottime per le vitamine e come combustibile. Come combustibile, certo. Guarda, che nel momento in cui devi arrivare alle suddette banane, te ne mangiano via tutte e cinque in una botta sola. La porta di un gorilla. Ti prego, stavolta. Pronti con le foto? Scendiamo, questo bene. Questo è uno dei momenti più gloriosi di tutta la mia vita. E niente, nel verde non ci arriverò cerca mai. Di non atterrare così duramente, a meno che tu non voglia danneggiare l'aereo e la mia regale persona. Io ti butto giù dall'aereo, Julien, te lo giuro. Come l'hanno costruito un razzo i pinguini? Come ci sono riusciti? Com'è possibile? Ok, adesso si fa sul serio, ragazzo. Il pezzo da 90, la banconota da 500, il... Vabbè, hai capito, dai. Allora, afferra quante più banane possibile e cerca di raggiungere il bersaglio laggiù. Minchia. Ti prego. Con la musica anche di tensione. Anche se voi scimmie avete un profumino poco gradevole, non potrei immaginare compagni migliori al mio fianco. Eh beh, certo. Perché sai che senza di loro ci muori, Julien. Lo sai, vero?
Stavo giusto dicendo, quanto ma più di 18 banane io ne posso avere. Ma non le mangio, se no si precipita. Le annuso, le annuso e basta. Le annuso e basta, ma a me piace l'odore. Allora, con calma. Quest'iniezione di banana farà bene alle zampette di quelle scimmie. Ehi, 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 l'ultimo. Ok. Salve, là sotto. Yeah! In verde. Perfetto. L'ultimo atterraggio almeno in verde, dai. Almeno Julian è contento, se ne sta zitto. Zitto. Hai volato con classe, sono fiero di te, ragazzo. La fase 1 del mio piano è completata. Fase 1 completata. Fantastico. Cosa significa esattamente in merito alla riparazione dell'aereo? Da. Arriverò a casa in tempo per il vaccino anti-influenzale annuale. Ottima osservazione. Il vaccino penso del Covid. La cosa migliore da fare ora sia procurarmi altre scimmie. Perché non vi date tutti quanti da fare? Quante scimmie? Oh, Gesù.